Signora, stamattina lei perché è qui? Allora, ascoltami, io ho tante cose da dire. Innanzitutto parlo di mamma, di genitore e parlo anche di moglie. Abbiamo tanti problemi, tra cui i figli, che io voglio dire al sindaco, alle istituzioni veramente, se ci sono, perché non abbiamo neanche istituzioni, facciamo solo pubblicità alla destra, alla sinistra, ma i nostri figli hanno esperienza lavorativa? Mio figlio sta finendo, si diplomerà a giorni, ma dimmi dove lo devo mandare? Quindi lei parla di futuro, futuro per suo figlio. Che cosa gli devo dire? Parlo di moglie, ho mio marito a casa da un anno e mezzo, io ho lavorato. Al comune ha lavorato? L'ha pagata? Aspetto anche i soldi, ma tu mi devi dire una cosa, ma come si può andare avanti? Hanno fatto sì che paghino, l'hanno sotterrato, perché noi vivevamo da agricoltura e l'agricoltura l'hanno sotterrata. I nostri uomini poi salgono chi è più che si sente a Pachino, diciamo Pampinedda, e dicono che abbiamo un marito vile, uomini vile. Ma vile per che cosa? Perché chi è stato di buono, come l'altro sciopero che abbiamo fatto, che hanno detto che abbiamo mariti vile e chi se la sente se l'andona, se dice a Pachino. Ma i mariti vile perché? Perché ne hanno pagato a 4 euro l'ora? Perché si hanno fatti i porci come dei suoi? Perché non hanno fatto sì di farle, di ringaggiarle, e invece quando hanno venuto le extracomunitarie ci hanno dato un pacchetto di sigarette, un baneniero, 20 euro. Ecco, per chi siamo disgraziati, neanche pachinesi, dobbiamo fare la rivolta, ma non così, a penalizzare Pachino, a chiudere, e poi quando andiamo a dire a fare la spesa, a fare lui tre giorni, abbiamo l'acqua a 4 euro, a ciottinta che c'è. Non si fa così, si deve andare direttamente. Oh, se non c'è, amo questa moglie, questa figlia. Sapete, i miei figli sono stati umiliati quest'anno a scuola cercando la tassa comunale. Ma come c'è poi la tassa comunale se io non ho soldi? I ragazzi non è che lo sanno quello che dicono, ma perché la colpa è di noi genitori che non facciamo vivere i problemi veramente per quelli che siamo. Perché a casa quando dicono mamma gli mettere la benzina non motore, o mamma, ma è di accattare la pizza, mamma, c'ho un bagno che fa un compleanno, siamo subito pronte a dare a cille. Se invece si fa vivere un problema, gioia mia, non naggio, non mi hanno pagato. E allora sì, i ragazzi crescono con i problemi, sì, così si deve andare avanti, perché l'esperienza fa l'uomo. Cosa stiamo facendo qua? Che cosa stiamo facendo? Andiamo a casa della signora, della moglie del sindaco, i suoi figli devono stare in casa, chiusi in uno sgabuzzino, e devono stare neanche mangolari a una birra, perché mio figlio quando mi cerca di ira o che parte ci dico, sta tringia, perché a camoranzo può. Quanti soldi gli deve il comune a lei? Ma io non mi interessa di quello che mi deve, si devono far sì che a Pachino deve salire, non questi Gianvannente, perché su Gianvannente, perché se avessero veramente intenzione di ripigliare un paese, non fossero cane a farsi pubblicità a destra e a sinistra. I carusi non lo capiscono queste cose. Scusate se parlo così, però non ne capiamo a Pachino se parliamo in italiano. L'acqua, ma qualcuno ha spiato quando bolletti acqua via Murinja? E dicono che è stato Berlusconi. I problemi hanno creato tutti, destra, sinistra e centro-terra. Ma dire una cosa, perché non dobbiamo salire noi donne, Casiema, Cucciara, Casape, Carremina, tutti i guai a Pachino, noi donne. I ragazzi devono essere con noi, ci devono appoggiare, noi dobbiamo essere la mente e loro la bocca e le mani per fare le cose. Non si deve far così, Pachino non si risveglierà mai, perché come ci hanno chiesto, quando c'è stato ambassato io ci volessi dire a Gnaccolo oppure all'Auge, quando c'è stato Viauge, che ha fatto mai? Perché Pachino non è che ora da ora, perché c'è stato buon aiuto ha fatto la gigliegina e i condorne, ma prima, non sui soldi prima, perché
se saremo veramente paghinese e vogliamo il nostro futuro, a Paghino non avesse nascito nessuno i rincia, se prima non vanno a mettere i soldi un che giuarro, perché ci sono e ci siamo persone che le bollette le abbiamo pagato tutti in una volta. Dove sono i soldi? Dove sono? Dove sono i soldi? Chi le ha prese? S'hanno portate a banca? Ah? S'hanno portate a banca, a così mangiano solo con l'interesse. E ci va al Palmendo Rudinì? Al Palmendo Rudinì che ci va? Io neanche lo so dov'è. Io so solo i problemi che ho io a casa e come me tante altre mogli e mamme che piangono, perché certe volte a scuola devono andare con la stessa maglietta oppure senza il panino. Sì, cose elementari. A casa, se c'è la possibilità di fare un piatto di pasta, una maggior parte di 5 persone. Oggigiorno è questa la realtà. Oggigiorno è questa la realtà. Risvegliamoci. Veramente è inutile che ne andiamo a piazzare a Piersa e a chi dica fanno un sciopero. Perché? Ma perché fanno un sciopero? Perché hanno fatto lo sciopero tempo prima, 2-3 mesi fa? Perché Forconi. No, quelli di Paghino, perché l'hanno fatto? Perché si vistono l'acqua fino a qua, ci hanno cercato l'aumento, si è tirre per salire i pedani e tutte cose. Ma perché cosa? Quando ha visto una malapigliata sarà buono. Perché cosa? Chi parla? Parlano sempre quelli che mangiano. A Paghino si dice cuduiarge, chi se sole parlano? Solo quelli. Perché io gli vorrei dire a quella gente, ta figlia quando pare scarpiave, ma figlia andava in baro, 3 anni fa, e chi dire cinese, inguardiamo a quando avevamo l'occasione, co mastice, capito? E non è giusto questo, non è giusto, ecco a Paghino sempre ci siamo stati, sempre i figli e figliasce e figli rebaiasce. Ed ecco che siamo così. Si deve risvegliare l'agricoltura e dobbiamo essere noi cittadini ad appoggiare i nostri mariti, a dire avanti. Non andiamo a rarriere a chi sta o a chiedere i magazzini, a stuccare l'anga invece, sia a chiedere i magazzini, che queste istituzioni cretine che ancora vanno ieno porta per porta, coccheruno veramente, ci abbia qualcosa da sopra. Siamo stanchi di parole, siamo stanchi di tutto. Ci dobbiamo risvegliare noi cittadini. Ascoltate, sto parlando io, ma ci sono tante bocche che vorrebbero parlare, ma non solo vorrebbero parlare, ma anche fare i fatti, perché non se ne può veramente. Ancora mi stanno parlando la spazzatura e la discarica, lo sappiamo, questi fatti già li sappiamo. Sappiamo anche che il cimitero lo devono privatizzare, sappiamo, siamo correnti che l'acqua la stiamo pagando così. Ma basta, parliamo veramente come dobbiamo fare per andare avanti. Abbiamo un sacco di problemi, ma problemi seri. C'è chi piange dalla notte al giorno e dal giorno alla notte. Grazie signora. Lo sfogo di una mamma, e sicuramente a Paghino tante mamme la pensano così.